Ma l'Orban sul sostegno è una grande occasione persa, una grande delusione, perché ha molti più punti di debolezza che di forza. Il punto di forza è, come abbiamo detto e scritto più volte, ICF nel profilo di funzionamento, lì bisognerà metterlo in campo con formazione, con investimenti adeguati così via, e le linee guida. Dall'altro lato invece tutta la questione del separare le carriere del sostegno alla secondaria, no, creare un meccanismo molto strano di specializzazione del sostegno alla primaria, ecco, sono diverse altre questioni, adesso qui non entro nel dettaglio perché sarebbero parecchi punti problematici, però questo, ecco, rende necessario un forte ripensamento, un forte presidio, diciamo, di quelli che saranno gli atti successivi a questo decreto. Ecco, io credo che di percepire anche tra le associazioni, gli insegnanti, le scuole, i familiari, una certa insoddisfazione che dovrebbe spingerci tutti a riguardare nel dettaglio gli aspetti applicativi di questo decreto, ma non solo. Io metterei anche in primo piano gli aspetti culturali, cioè che cultura c'è dietro a questo decreto.